Le note del Miserere di Saverio Selecchi sono tornate a vibrare lungo le strade di Chieti con i suoi 190 cantori e i 120 elementi d'orchestra diretti dal maestro Loris Medoro. Sono le 19.30 quando il lungo corteo della processione del Venerdì Santo, dopo aver percorso dalla Cattedrale di San Giustino via Poglione, appare in piazza Valignani con lo stendardo nero dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, da secoli custode della tradizione. È un susseguirsi di uomini incappucciati, ognuno con le mozzette, la mantellina di colori diversi che rappresenta le varie confraternite della città. È l'appuntamento simbolo della spiritualità teatina. Sfilano l'angelo con l'abito viola che reca in mano il calice della passione, il gallo che cantò dopo che Pietro rinnegò per tre volte Gesù quando lo prelevarono per condurlo a casa del sommo sacerdote Caifa. E poi il velo che ritrae il volto di Cristo, copia del volto santo di Manoppello, la colonna che riproduce quella alla quale fu legato Gesù per la flagellazione, sulla quale sono posti la corona di spine, una tunica e i dadi. Con questi i soldati romani si giocarono le vesti del Cristo. Sfilano poi gli altri simboli della passione, la scala, la croce, e con l'arrivo della statua dell'Addolorata arrivano anche le note struggenti del Miserere, che quest'anno, con la guerra in corso in Ucraina, hanno un'amarezza profonda. E l'amarezza è la sofferenza dipinta sul volto di padre Anatoly Griskiv, della chiesa del Patriarcato di Costantinopoli, che ha sede a Chieti Scalo. Ucraino di nascita, è sempre stato presente nelle precedenti edizioni, ma quest'anno è apparso molto provato. Precede di poco l'arcivescovo Bruno Forte che benedice la folla, una folla composta e rispettosa dei regolamenti. Mascherine sul viso e in doveroso silenzio, quest'anno ci sono state meno presenze, circa 11.000 quelle stimate, per assistere dopo 2 anni di assenza per Covid all'evento dell'anno. Un appuntamento che per un chietino non è solo l'evento religioso, ma è soprattutto un rinnovare la tradizione tramandata di padre in figlio per la processione, che non si era fermata nemmeno negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Un appuntamento carico di spiritualità che diventa il segno dell'identità di una città che ha bisogno di ritrovarsi.